Buonasera e benvenuti a Dottor Star Bene, la trasmissione dove il benessere vuole dare del tu alla medicina. Buonasera e benvenuto al nostro ospite che è in collegamento da Teramo, il dottor Antonio Santone. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, benvenuto dottor Santone, tu sei direttore dell'unità operativa complessa del servizio igiene, sanità e prevenzione presso la ASL di Teramo. Allora, l'argomento di oggi è il vaccino, meglio i vaccini e la vaccinazione. E vogliamo parlare di un argomento che, come dire, rappresenta un po' il tormentone di questo periodo. Allora, dottor Santone, cominciamo subito con una domanda apparentemente semplice, poi in realtà non lo è. Che cos'è un vaccino? Come si costruisce un vaccino? Sì, innanzitutto ecco, grazie dell'invito, quindi ci dà la possibilità di chiarire alcuni aspetti della vaccinazione, quindi tutto ciò che ruota intorno al mondo della vaccinazione, quindi della profilassi vaccinale, perché poi questo è il termine tecnico. Il vaccino è un preparato contenente dei microorganismi viventi attenuati o uccisi, oppure parti di un microorganismo modificati, proprio perché questo preparato deve essere innanzitutto sicuro, efficace e deve essere in grado di stimolare una risposta immunitaria in chi lo riceve. Quindi la vaccinazione rappresenta, come avete già potuto capire, un'importantissima azione di sanità pubblica nell'ambito proprio della profilassi delle malattie infettive. E quindi diciamo che l'organismo, diciamo l'obiettivo qual è della vaccinazione? È quello di rendere la persona che riceve, il soggetto vaccinato, il soggetto che riceve il vaccino, non più suscettibile a certi, diciamo, di ammalarsi appunto e di rispondere, di essere protetto nei confronti di alcuni microorganismi. È chiaro che quando si prepara un vaccino, quando si somministra un vaccino, quando si riceve un vaccino, è logico che ci debbano essere, lo sappiamo tutti, tutte le condizioni di sicurezza, ovviamente di efficacia e di risposta immunitaria da parte di chi lo riceve. Noi per quanto riguarda, vedete, ci sono diverse vaccinazioni e ci sono diverse definizioni che poi si sono accavallate, si sono seguite diciamo nell'ambito della storia del vaccino. Intorno al vaccino c'è tutta la storia proprio della scienza, dell'umanità, se vogliamo. Se noi facendo un piccolo passo indietro, ricordiamoci che alla fine degli anni del Settecento noi abbiamo avuto il passo decisivo della vaccinazione, cioè quando quel ragazzo delle campagne inglesi, che poi un ragazzo povero che poi fu mandato orfano, fu mandato dai fratelli più grandi a studiare a Londra, il suo nome era, ed è diciamolo ancora, perché poi colui che ha cambiato proprio le cose nell'umanità, cioè Edward Jenner. Jenner, questo medico che poi diventò un medico di campagna, cosa ebbe una geniale intuizione, proprio perché era molto attento alle problematiche di campagna. Capì, si rese conto che gli allevatori, soprattutto le nonne, le mungitrici nelle vecchie stalle dei sobborghi, della campagna inglesi, londinesi, si ammalavano sicuramente di forme meno forti di vaiolo rispetto ad altri individui. E da lì partì, diciamo, proprio alla fine del Settecento, dal 1796-1798 circa, proprio alla fine del secolo, iniziò quella grande avventura proprio della storia della vaccinazione. E quindi questo medico inglese, questo medico di campagna proprio inglese, diede il via al cambio di passo, quindi alla storia proprio della vaccinazione, quindi dei vaccini, che poi nel corso dei secoli successivi vennero studiati e preparati.
quasi un secolo dopo, soprattutto nel circa 1885 circa, subentrò l'azione di Pasteur, no? Ricordate la storia del ragazzo, del ragazzino morso da un cane affetto da rabbia? Diverse punture gli vennero proposte, gli vennero fatte dallo scienziato Pasteur, e quindi da lì si diede il via alla vaccinazione contro la rabbia. E per arrivare proprio agli anni 50 del secolo scorso, quando ci fu il famoso dualismo per la vaccinazione antipolio, cioè tra il Salk e il Sabin, i due grandi scienziati americani, con una polemica che ci fu nel corso di quegli anni, perché Sabin, rispetto a Salk, era proprio americano, Sabin era di origine polacca, e voi capite che con il blocco anche politico di allora, di quei tempi, sicuramente la ricerca se la batteva parecchio proprio per quanto riguarda il futuro di questo vaccino. I due grandi vaccini vennero sperimentati, vennero utilizzati, e da lì si arrivò proprio alla lotta contro la poliomielite. Per arrivare, andando più verso i nostri giorni, negli anni 80 si entra poi nell'era delle biotecnologie, e quindi dell'ingegneria genetica, delle attività proprio di alta ingegneria biomedica. Allora il modello italiano, anche l'Italia, ha dato il suo forte contributo con Rapponi, per cui ricordate il progetto Pertosse, ricordate la vaccinazione anti epatite B, e così per arrivare ai nostri giorni con il calendario vaccinale per la vita, che vi mostrerò fra poco. Bene. Dottore, allora, dopo aver ascoltato un po' questo excursus storico di chi è stato il primo a intuire l'importanza del vaccino, cosa doveva fare, a cosa doveva servire il vaccino, la domanda semplice è: sicuro vaccinarsi? Sì, la vaccinazione è sicuramente un'azione. Io, vedete, vi ringrazio ancora una volta dell'invito, e tutti coloro con i quali ho sempre modo tutti i giorni di dialogare, di parlare, anche nei periodi più duri, diciamo così, quando c'erano le famose diatribe tra chi non voleva vaccinare, chi non voleva l'obbligo, chi magari, ecco, le correnti di pensiero, ecco, il dialogo, la comunicazione, cercare di far capire l'importanza della vaccinazione nell'ambito della protezione dei bambini, dell'adulto, perché vedete, e dell'anziano. La vaccinazione accompagna tutta la vita della persona. Io, se riusciamo a inquadrare, vedete, il nostro servizio, il servizio di igiene e sanità pubblica, un po' più dritto, se lo metti un po' più dritto, no, dall'altra parte, solleva, sì, perfetto, perfetto, lo guardiamo. Il nostro documento vaccinale che abbiamo predisposto, proprio perché si comincia dal terzo mese di vita, quando il bambino appunto è piccolo, e si inizia l'avventura con le vaccinazioni proprio dal terzo mese, con il vaccino esavalente, con il vaccino antipneumococco e con il rotavirus. Tre grandi appuntamenti nel primo anno di vita, poi si passa sempre nel primo anno di vita ad altre vaccinazioni, che sono quelle contro la meningite, il gruppo B, e poi un anno di vita il gruppo C. Vedete, poi ci sono dei richiami a 5 anni e mezzo, in età scolare, all'ingresso della scuola si fanno i richiami di morbillo, parotite, rosolia, vedete, e varicella, così come a un anno di vita, tornando un attimo indietro. Si passa con morbillo, parotite, rosolia e varicella, un richiamo viene fatto poi a 5 anni e mezzo, 6 anni all'ingresso della scuola, e richiamo di ferite, tetano, pertosse e polio. Poi nell'arco della crescita, dell'adolescenza, come vedete, a 15 anni, 16 anni ci si rivede per i richiami, e poi prima ancora un importante vaccino, che è quello contro il papillomavirus, nel dodicesimo anno di età. E poi vedete l'antitetanica, si fanno i richiami ogni 10 anni, ci sono delle categorie protette, delle categorie da proteggere con il vaccino. Faccio un esempio, ecco, gli anziani che presentano certe patologie, oppure anche i giovani, uomini e donne che presentano determinate patologie, vanno protetti con dei vaccini proprio per evitare infezioni in alcune situazioni. Faccio un esempio: la persona splenectomizzata che non ha più la mensa,
è soggetto ad infezioni, quindi viene protetto con alcune, vaccinazioni particolari, appunto l'antipneumococcica, l'antimeningococcica, l'andemophilus influenza di tipo B. Vedete che ci sono anche la vaccinazione accompagna proprio tutte quelle situazioni di rischio in cui l'individuo deve essere protetto. Poi io mi permetto di aggiungere anche un discorso molto, molto importante, riallacciandomi alla domanda che mi ha fatto in precedenza. Ma in realtà è importante vaccinarsi, certamente, perché? Perché abbiamo detto che si protegge sia l'individuo, quindi c'è una protezione individuale, che collettiva. Quindi ricordiamoci che la vaccinazione presenta determinati valori, questo è il vero significato che accompagna la vaccinazione. Cioè ci sono dei valori individuali, dei valori diciamo sociali, dei valori verso la collettività, perché noi proteggendo noi stessi, proteggendo il singolo paziente, noi proteggiamo la collettività. Quindi la difesa viene poi vista nell'ambito della comunità. Per cui, ecco, vedete, anche un valore molto importante della vaccinazione che è il cosiddetto valore sociale. Perché? Perché così dobbiamo proteggere non solo noi stessi, ma tutti coloro o che non possono vaccinarsi per un determinato motivo. Faccio un esempio: chi deve affrontare determinate cure particolari che richiedono dei tempi e dei modi per effettuare certe terapie, le persone fragili, ecco, i bambini che vanno magari a scuola e che non hanno determinati problemi. Quindi capite benissimo che noi il ruolo della vaccinazione è un ruolo di sanità pubblica, un ruolo comunitario, di medicina di comunità. Ecco perché è molto, ma molto importante. Io questo concetto lo ripeterò sempre, proprio perché c'è un discorso sia individuale che un discorso di tipo collettivo. Lei mi riferiva prima, è sicuro vaccinarsi? Allora, chiaro che dottor bisogna... Santone, scusa se ti interrompo un attimo. Allora, grazie a questa tua risposta molto ampia, molto esaustiva, volevo fare però qualche precisazione, oppure ti chiedo una precisazione. Allora, questo, a un certo punto nasce questo movimento dei Novax, però stiamo parlando anche di vaccinazioni che si fanno da tantissimo tempo. Io immagino che tutti siamo stati vaccinati e tutti abbiamo fatto vaccinare i nostri figli, ma immagino anche che continueremo a farli vaccinare. Parliamo del famoso vaccino per il morbillo, varicella, parotite e via di seguito. Questo movimento dei Novax, quindi contro la vaccinazione, in realtà è un movimento che ce l'ha proprio con il concetto di vaccino o ce l'ha soltanto contro alcuni tipi di vaccino? Guardi, io posso dirlo in base alla nostra esperienza. Io anche quando sono arrivato a Teramo, ho fatto sempre questo lavoro, perché questo è un lavoro che si fa davvero con grande passione, soprattutto con grande spirito che è necessario, di tipo comunicativo. Perché? Perché è chiaro che nel periodo in cui noi affrontammo il famoso decreto Lorenzini, iniziò il decreto Lorenzini, quindi l'obbligo scolastico per alcune diverse vaccinazioni, che cosa immediatamente abbiamo dovuto fare? Qual era la cosa più importante? Ecco, appunto, anche con magari persone che non avevano che avevano deciso di non vaccinare i propri figli, oppure di aspettare, di attendere. Allora, qual è stato, diciamo, il momento più importante che, professionalmente parlando, io porterò sempre con me? E cioè la comunicazione, il dialogo. Io ho voluto, l'ho fatto personalmente con tutti i miei collaboratori, con tutto il mio personale che è stato sempre a disposizione, lo è tuttora, a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno, che vogliono saperne di più, che vogliono affrontare certe situazioni, certe idee, vogliono capire di più su alcuni aspetti della vaccinazione o di eventuali rischi o effetti collaterali. Il dialogo, la comunicazione. La porta del mio ufficio è stata sempre, dove tuttora è sempre aperta, quindi la comunicazione, il dialogo con alcune persone che magari hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di chiarimenti, questo è stato davvero, non dico l'arma vincente, ma sicuramente un passo decisivo per far capire a molte persone
che i benefici reali della vaccinazione, quali sono i benefici reali rispetto a dei dubbi che magari potevano in qualche maniera mettere a rischio anche addirittura i produttivi per alcune situazioni. Quindi abbiamo dovuto affrontare molte situazioni in tal senso, e con il dialogo, grazie al dialogo, grazie al colloquio, io ripeto, la prima cosa che abbiamo fatto in quel periodo è stata quella di stabilire subito dei colloqui immediatamente, più che magari scrivere solo lettere magari di chiarimenti formali eccetera. Abbiamo convocato sempre i genitori, abbiamo convocato sempre le persone proprio per stabilire, per informarli, perché tutto deve essere anche condiviso, ci deve essere una scelta consapevole. Quale potrebbe essere la strada giusta? È quella del dialogo, è quello di parlare. Occorre tempo, occorre professionalità, occorre dedicare giornate intere, proprio veramente, fino a tarda sera, a parlare con le persone, a far capire loro quanto sia importante davvero un vaccino e quanto sia importante vaccinare i propri figli e la propria famiglia e tutta la popolazione, proprio perché si arriva a un livello di sicurezza, di protezione, che ci mette a riparo da sorprese più importanti, più grandi. Quindi ecco, la fortuna di avere anche un gruppo di lavoro, dei collaboratori validissimi che veramente mi danno un grosso aiuto proprio per anche in queste situazioni. Noi lo abbiamo fatto, lo dico subito, lo facciamo tuttora, sul territorio. Io dicevo in quei giorni ai miei colleghi, ai miei amici, ai miei collaboratori: entriamo nelle case delle persone, nelle famiglie, con il nostro messaggio, perché questa è la strada migliore per far capire l'importanza della vaccinazione. Ecco, puntando molto sul colloquio, sul dialogo, abbiamo risolto davvero tante situazioni che prima erano ferme, erano bloccate, erano magari ferme ad alcune convinzioni, ad alcune situazioni che sono state superate proprio grazie al colloquio. Questa è una cosa molto bella che ricorderemo tutti e lo continueremo a fare. Sicuramente. Ma dottor Santone, allora sicuramente questo messaggio informativo, questo dialogo, prima hai usato un passaggio secondo me fondamentale, che è quello della scelta consapevole. Si può scegliere se si ritiene di aver avuto un'informazione chiara, trasparente, quindi di conseguenza ci si sente liberi in questa scelta. Però prima è anche detto, nello spiegare il, diciamo, l'excursus, il percorso della vaccinazione, che ha anche un grandissimo valore sociale, perché vaccinarsi significa non solo proteggere se stessi, ma soprattutto proteggere gli altri. Ma possiamo dire che, per esempio, coloro che si rifiutano di vaccinarsi nei confronti di alcuni tipi di virus, non ultimo questo Covid-19 che ci sta veramente devastando, potrebbero essere considerati i distruttori dell'umanità? Ma io non la vedo, cioè vedo, diciamo così, innanzitutto noi, vi dico subito, noi dobbiamo sempre rispettare la norma, la legge, quindi sono delle procedure, ci sono degli obblighi vaccinali che vengono stabiliti dalla legge per l'istruzione e così via, quindi fermo restando che i protocolli vanno rispettati, anche noi quando somministriamo i vaccini dobbiamo rispettare assolutamente determinati protocolli, quindi è tutto normato, sono delle linee guida, dei protocolli. Quando si effettua un vaccino, noi siamo tenuti, sembra effettuare un'accurata anamnesi, a chiedere informazioni anche prima dell'atto vaccinale, proprio perché per affrontare eventuali situazioni di rischio. Questo abbiamo spiegato anche nei vari, in tutti i tanti colloqui che abbiamo effettuato ai genitori, che magari hanno un pochettino qualche volta titubanti, proprio per dire che noi, per spiegare, per dimostrare che noi il vaccino dobbiamo somministrarlo rispettando proprio tutti, alla lettera, tutti i protocolli, la normativa, le linee guida. Ci sono, quindi oggi si va verso
un'importante azione di sicurezza, proprio perché bisogna rispettare tutti i protocolli. Certo, mi rendo conto che c'è sempre una piccolissima parte di persone che ancora non... è una parte minima, devo dire proprio sinceramente, molto, molto, noi grazie al lavoro di tutti territoriale che abbiamo svolto, perché non ci dimentichiamo che il nostro servizio, io tengo tantissimo al discorso delle vaccinazioni, lo avete sicuramente capito, a livello territoriale, proprio nelle varie sedi distrettuali, nelle varie sedi territoriali del servizio di igiene e sanità pubblica. Oltre alla sede centrale di Teramo abbiamo Acri, Silvi, Giulianova, Roseto, Tortoreto, quindi ci sono diverse sedi territoriali dove ci sono diversi operatori, dirigenti medici, infermieri, assistenti sanitari che sono sempre a disposizione per spiegare, per ogni dubbio, per ogni chiarimento. Quindi ecco, il nostro lavoro riesce a coprire in tutto il territorio proprio per essere a disposizione delle famiglie, quindi per cui, dicevo in precedenza, entriamo nelle famiglie, diamo un aiuto in questo senso anche, quindi con la comunicazione, con il dialogo, e quindi cercheremo sicuramente di fare sempre meglio in futuro. Mi sento di aggiungere fondamentalmente che aggiungo una cosa. Allora, purtroppo il Covid è qualcosa che oramai ci ha marcato e soprattutto continua a marcarci stretto. È passato quasi un anno e siamo insomma ancora in ambasce. Contro o a favore, comunque sappiamo che è cominciata un po' la sperimentazione di questo vaccino, la somministrazione di questo vaccino fuori dall'Italia, in Inghilterra, hanno cominciato con un primo caso negli Stati Uniti, però effettivamente le informazioni sono molto frammentarie, si dice un po' tutto, il contrario di tutto. Concordi con me che soprattutto su un tema così importante l'opacità dell'informazione genera poi paura al di là di tutto? Ma ecco, torniamo sempre col discorso, ecco perché vi ho detto, ho molto cercato di puntualizzare questo discorso, che questo servirà anche ovviamente nei prossimi mesi quando questa importante, imponente attività di profilassi vaccinale, che ormai prossima, sicuramente l'aspetto comunicativo aiuterà anche nella grande campagna vaccinale che ormai è alle porte. Quindi noi attendiamo sempre ovviamente tutte le indicazioni proprio per quanto riguarda le misure che dovremo attuare, che attueremo proprio in ambito territoriale, ospedaliero, territoriale, comunitario, proprio per effettuare la vaccinazione. Ricordiamoci che nella situazione pandemica che c'è stata e che c'è ancora, l'arma, tra virgolette, l'aiuto che ci viene dal vaccino è un intervento di sanità pubblica mondiale, quindi pandemico, quindi vedete che c'è questa situazione con la vaccinazione, che è anche un modo, proprio un intervento di sanità pubblica fondamentale, proprio anche nelle situazioni, come vedete, che stiamo affrontando. Quindi, e poi un occhio di riguardo sempre, non l'ho detto ancora, alla vaccinazione antinfluenzale. Quest'anno abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo ancora andando avanti con la vaccinazione antinfluenzale per le categorie a rischio, per gli ultra 65 anni. Quest'anno stiamo vaccinando anche molti bambini, quindi ci sono delle indicazioni specifiche quest'anno in più rispetto agli anni passati, proprio per determinate categorie. Quindi, come vedete, la vaccinazione influenzale è molto molto importante, soprattutto anche in questa fase. Mi riallaccio a quello che dicevi prima, quindi in epoca Covid, in una situazione pandemica di quest'anno, è chiaro che l'aiuto della vaccinazione influenzale sicuramente è molto molto importante, perché
i sintomi spesso vanno a cavallarsi, quindi i sintomi respiratori molte volte sono chiaramente confondibili, quindi vedete che è di grosso aiuto, sia a livello protettivo, perché un paziente che ha una determinata situazione, un paziente con cardiopatie, un paziente diabetico, un paziente che ha una forte malattia cronica o cronico-degenerativa, l'aiuto della vaccinazione antinfluenzale sicuramente determinante, gli operatori sanitari, tutti coloro che svolgono servizi di primario interesse collettivo, quindi vedete che chi lavora nel pubblico, quindi c'è una situazione di protezione collettiva. Io, perché voi vedete che io poi mi appassiono sempre quando si parla di vaccinazione, no? Altra vaccinazione importante è la vaccinazione antipneumococcica che stiamo facendo contro una polmonite batterica molto molto impegnativa, quindi che sta andando molto bene. Tutti i giorni vacciniamo contro la forma batterica di polmonite, che è la polmonite del pneumococco, quindi vedete che la vaccinazione dà un grosso grosso aiuto. Benissimo. Dottor Santone, scusami, perdonami se ti interrompo, potremmo continuare a parlarne ancora per ore, ma possiamo farci un'altra puntata. Un flash, appena ci sarà la somministrazione del vaccino qui in Italia per il Covid, il dottor Santone si vaccina? Certamente, daremo tutti il buon esempio. Perfetto. E partiremo anche in questa grande, grande, importantissima campagna. D'accordo, allora io ti saluto, ti ringrazio per essere intervenuto ed essere stato qui con noi in trasmissione e saluto anche la WISP Abruzzo Molise e saluto tutti voi amici e amiche che ci seguite da casa e ci rivediamo con Dottor Starbene la prossima settimana, perché per noi la salute prima di tutto.